sei carichissimo. Sì, sono caricato un po' troppo. No, va benissimo, no. Figurati, come ti chiami? Tiberio. Da dove vieni? Io... sono russo. Momentaccio, però a te te lo facciamo un applauso, a te te lo facciamo un applauso. E grazie di essere venuto, eh. So, Gabaris Paruski? Niet. Ne pani maio? Na zdarovie, niezba. No, non sono russo, sono rumeno, ma adesso sembra meno peggio rumeno, no? Ah, rumeno! Dai, che non è così male, è rumeno, dai, ehi! Ruba, ma non paese, no? Non è così male, no? Adesso sono rumeno, adesso vivo a Italia, vivo a Brescia e sono ingrasciato come un maiale. Ma che bello! Va bene, Italia, pizza, paste, reddito di cittadinanza, difficile di non ingrasciarti, no? Molto difficile, ti dico. Non mi piace, sono onesto, non mi piace essere così. Provo di dimagrire, vado a palestra. Pochi giorni fa mi ha fermato un barbone, mi ha detto solo così: non ha mangiato da 3 giorni. Mamma mia, 3 giorni, bravo, rispetto. Ma sono barbone, sì, ma sei magro, no? Sai quanto gente vuole essere come te? Non ne ho dato soldi, ma io ho alzato l'autostima, no? Mi sembra una cosa bella da fare, no? Essendo straniero, ovviamente, sono molto curioso di conoscere la cultura italiana. Ho notato che sono qualche differenza. Ero a 100 punti a un bar a Milano. Sono andato a bagno, ho bussato a porta e mi aspettavo di sentire com'è a Romania, sai? Occupato, chi è? Penso che Italia avesse più educati, più gentili riguardo a questa situazione, perché sono andato a bagno, ho bussato a porta, ho sentito sì. Se mi sono vergognato, io non lascio che faccio quando arrivo a casa. Sono questi che ti chiedono chi è ancora una categoria molto più larga, sono quelli: tu sei a bagno, arriva qualcuno, bussa a porta, tu dici occupato, giustamente, e subito dopo vedi come prova ad entrare. Cosa fai? Non ti fidi di me? Cosa vuoi avere? Hai pensato che forse non sono così occupato? Cosa fai? Sono da poco a Italia, ma già ho scoperto questa meraviglia che si chiama tachipirina. A Italia non importa che sintomi hai, ti danno tachipirina. Hai mal di testa, tachipirina. Hai rotto il braccio, tachipirina. Hai cazzo piccolo, prendi tachipirina. E me lo fa crescere? No, ma ti passa la rabbia. Penso che sei arrabbiato che hai questo problema, no? Su questa logica, tutti che hanno riso adesso hanno dimensioni almeno normali. Tu esageri adesso, esageri con questa risata, basta, non ti credo. Esageri. Va bene, statisticamente sembra che siamo giusti. Non credo tanto in statistiche, vi dico. Da quando ho letto quella che dici che una partita di sesso vale con 8 chilometri di correre. Ma chi è questo che corre 8 chilometri in 30 secondi, davvero? Un'altra statistica dice che a Italia un uomo su 10 è gay. A Milano 4 su 10, ma parliamo di tutta Italia, ma un uomo su 10 è gay. Ma questo significa che il mio gruppo di amici, uno è gay. Spero che Mario, che lui è molto carino. Ah, Mario, dimmi che sei tu, Mario. No, scherzo, non sono gay. Non ho niente contro i gay. Mio marito è gay, stai immaginando, Maradona. Ciao Mario, ciao. Io sono Tiberio, grazie, grazie, mi avete sostenuto veramente, grazie. Bravo Tiberio. Bravo Tiberio. Cioè, hai fatto ridere tutti. Fred non si alza mai. Mara, cosa ne pensi? Mi piace, mi sei piaciuto molto. Mille grazie. Bravo, divertente, divertente. Se sei piaciuta a Mara vuol dire che hai fatto veramente ridere. Sì, sì, veramente ridere. Hai fatto davvero ridere. Complimenti, complimenti. Grazie, grazie. Tiberio,
Quando hai iniziato a fare il comico? Ho fatto, in Italia faccio da 2 anni perché non parlavo lingua. Sto in Italia da 4 anni, ma in Romania ho fatto tanti anni comico. Io, diciamo, ho l'ambizione, avendo la madre americana, di andare in America e provare a esibirmi lì, ma mi blocca una forte insicurezza. È incredibile che un comico faccia un pezzo comico non nella sua lingua, con il ritmo che hai tu, cioè sei ipnotico mentre parli, sei un boxer, sei un pugile sul palco. Ti ringrazio tantissimo, veramente sono... non lo so. Ti posso dire una cosa, Tiberio? Il poeta ingenuo è posseduto dall'oggetto, non si accorge neanche che fa le cose mentre le fa. Il poeta sentimentale, diciamo, invece si allontana così tanto dall'oggetto che lo analizza e lo descrive perfettamente come i migliori poeti, no? Tu vivi in mezzo a queste due cose, sei naturalissimo, però c'hai mestiere grande. Sei tra i migliori comici che abbia mai visto qui a Italia's Got Talent. Mi hai ucciso. Frank è innamoratissimo. Quindi mi sento di nominarti rappresentante di tutti i rumeni in Italia. Se vi è piaciuto il video che avete appena visto, qui sotto c'è il channel ufficiale di Italia's Got Talent, dove ci stanno tantissimi altri video così. Se non ve li volete perdere, che volete andare a vedere manualmente voi, iscrivetevi, è più facile, vi arriva la notifica. Ci vediamo negli altri video.